Ciao a tutti, oggi qui abbiamo il coperchio frizione di una Vespa Pickup 50. Questo è un carterino a leva lunga, perché ce ne sono di due tipi, uno leva corta e uno leva lunga. Questa è la leva lunga. Adesso faccio vedere come smontare questo per cambiare l'O-ring. Qui abbiamo il nottolino, quello che va a spingere per schiacciare la frizione. Facendo così lo andiamo a togliere. Questo qui è una posizione, perché da una parte è in un modo e dall'altra in un altro. Se noi lo montassimo al contrario, vedete che sporge e non va giù, non sta a filo. Invece se lo montiamo dalla parte giusta, vedete subito che va a filo. Quindi ricordatevi questo per quando poi lo rimontate. Adesso togliamo questo e lo mettiamo da parte. Poi abbiamo qua la molla da togliere. Vedete la molla qui? Da questa parte qua è incastrata qua e qui è incastrata qui sul carter. Qui bisogna fare leva per toglierla. Io comincio con un cacciavite piccolo a fare leva così. Alzo un po' con un cacciavite piccolo così e poi dopo con uno un po' più grande faccio leva per fare in modo di farlo uscire. O se no si può dare subito uno grande. L'importante è farlo come tutti i lavori, farlo con pazienza perché se avete fretta, è sicuro che non riuscite. Vedete, adesso è venuta. A questo punto qua la molla l'abbiamo liberata. A questo punto qua cosa facciamo? Teniamo fermo il rallino, questo qua, e cerchiamo di spingere indietro. Spingendo indietro si sgancia. Qua, adesso vi faccio vedere che ha una posizione, questo rallino non potete sbagliare. Adesso, quando tirate indietro, cercate di tenere così in verticale. Vi spiego il perché. Perché se non tenete in verticale, cosa succede? La gabbia lì dentro ha tanti rullini. Se tenete in orizzontale, scappano e poi vanno rimessi. Non è una cosa faticosissima, però è una rottura. Adesso andiamo a togliere questo, così. E poi andiamo a prendere il rallino, che era qua. Vedete qua, ci sono tante gabbiette. Adesso lì per fare in modo che loro non si muovano, cosa facciamo? Possiamo prendere una vite qualsiasi e andarla a mettere nel foro. Una vite che magari è una misura che ci entra. Adesso proviamo a vedere se questa ci entra. Vedete? Lì ci entra, così anche se muoviamo così i rullini non si muovono e stanno al suo interno. Se no poi andrebbero rimessi. Questa cremaiera qua è fatta tutti i dentini in un modo, però da una parte i dentini sono diversi. Vedete qua? Non so se si vede. Praticamente qua è come se fosse schiacciati i dentini, la stessa cosa di qua. Questo è fatto in modo perché quando va messa nel carter, che va infilato così, praticamente avrà la sua posizione. Non si può mettere dove uno vuole. Vedete? Qui entra. Questa posizione qua entra. Se voi per dire spostate di un dente da una parte o dall'altra non va, invece così va. Perché qui c'è un punto dove praticamente un punto solo dove va a ingranare, così siete anche a posto per la posizione, sapete di sicuro qual è la posizione giusta. Infatti vedete che qua è un po' schiacciato. Non so se qua si vede. E così lì andrà a ingranare nel punto giusto, diciamo, per quando andate a rimontare. Anche qua all'interno, forse si vede meglio qua, che all'interno è. Non so se si vede che qui è diverso, i denti. Adesso al di là di quello, questo qui poi potete togliere la molla che è alloggiata lì, potete farlo uscire da lì e fare pulito bene qua. Adesso io qua, prima di smontare, avevo già fatto pulito il carter con un po' di solvente con della benzina, del gasolio, della benzina, perché faceva pena. Però certo, qua dove c'era la molla, finché non lo smontavo, non potevo fare pulito. Poi adesso potete infilare uno straccio per pulire dentro, potete usare dei prodotti, fare come preferite. Poi lì ognuno ha la scelta di come fare pulito qua dove c'è la molla. Adesso qua si può
porcheria qua si è sfilacciato, ma lo togliamo. Non è un problema. Qui qua noi abbiamo il nostro praticamente rallino, chiamatelo come volete, che va a spingere sullo spingedisco d'ottone, diciamo. Poi qua all'interno cosa ci troviamo? Qua abbiamo un O-ring, c'è una gola e c'è un O-ring. Io prendo un cacciavite sottile e cerco di farlo venire via. Non è facile, però con un po' di impegno si può fare venire via. Infatti tanti non lo fanno neanche vedere questo passaggio qua perché è una rottura, però se uno lo fa almeno. Adesso io con questo cacciavite qua piccolo sono riuscito a prenderlo e lo tiro su, vedete? E lo mettiamo da parte. Adesso cosa faccio? Prendo uno straccio e ne infilo dentro, così cerco di fare pulito il foro. Poi anche qui ognuno ha le sue preferenze come fare per fare pulito, alcuni mettono uno straccio, infilano, alcuni hanno un altro modo, ognuno ha i suoi metodi. Io non critico i metodi degli altri, e se gli altri criticano il mio non importa, ognuno ha il suo modo. Anche qua sopra c'è un cuscinetto come questo con i rullini dentro, però questi qua di solito difficilmente scappano, scappano più di qua, per quello ho messo la vita. Adesso a questo punto qua cosa faccio? Prendo un O-ring nuovo, perché qua è la confezione di O-ring. Nuovi, vado a vedere quello che più si addice. Provo a vedere se questo può andare, solo per vedere la misura, se è giusto, se è piccolino, perché sembra un po' piccolino questo qui. Infatti non è il suo, perché mi hanno dato tutti gli O-ring nuovi insieme, però questo O-ring qua o non è suo, che sicuramente e mandate la guarnizione di un altro carter e quindi non ce l'ho. Comunque questo O-ring qua va messo nuovo lì e si mette lì di nuovo nella gola, si mette il grasso sulla leva, si mette il grasso lì e si va a rimontare. Adesso qua questi O-ring qua non vanno bene perché io non l'avevo guardato prima, vi chiedo scusa, ma me l'hanno andati, si vede che è del carter a leva corta. Non vanno bene questi O-ring qua, perché volevo metterlo nuovo così toglievamo il rischio che perdesse olio. Adesso posso provare a guardare, magari in un altro kit guarnizioni, magari se ci sono delle guarnizioni che possono andare, perché ho delle altre guarnizioni che sono di un'altra Vespa. Proviamo a guardare se magari c'è qualche O-ring che possa andare bene, ma lo vedo duro. Adesso proviamo a guardare se ci sono altri O-ring, guardo per delle guarnizioni, abbiate pazienza. Ma guardo solo qualcosa, perché a volte si avanzano dei particolari o degli O-ring che le guarnizioni che sono in buono stato. Adesso diamo un'occhiata. Allora, qui ci sono solo guarnizioni, quindi niente. Qua ci sono degli O-ring, ma non so se c'è qualcuno della misura che possa andare. Vediamo un po', forse siamo fortunati. Sì. Vedere così sembra che lui. Chiedo scusa se vi ho fatto aspettare, ma vediamo un po' la misura col calibro. 1,50 di spessore. 1,50 allora. Sì, più o meno 1,50 di spessore. No, più o meno 1,50. Questo è quello vecchio, questo è quello nuovo. Infatti è andata bene perché avevo delle guarnizioni della Vespa PX, si vede c'era qualche O-ring che va alla misura uguale. Comunque siamo andati benone. Allora questo lo metto da parte perché ho usato. Per fortuna abbiamo trovato un O-ring che andava bene. Adesso cosa facciamo? Andiamo a infilarlo così e
E poi col cacciavite, questo qua un po' più grande di quello di prima, lo spingo piano piano fino ad arrivare nella gola. Non è facile, però con calma lo facciamo, perché poi lui, essendo un origami di gomma, ci va un po' di pazienza per infilarlo, però per il momento nessuno ci corre ancora dietro e quindi lo possiamo fare con calma. Adesso io direi che è entrato, non so se si vede, è difficile farlo vedere da qui, comunque è entrato, ve lo assicuro io, perché lì c'è una gola, perfetto. Adesso cosa faccio? Prendo un po' di grasso, e lo vado a infilare qua dentro, e poi lo infilo anche un po' qua sull'albero dove deve entrare. Adesso qua il perno è scappato, speriamo che non siano scappati i rollini, lo vado a rimettere. Se non li rimettiamo, è scappata la vite. Adesso cosa faccio? Rimetto la molla. Questa molla qua va messa così, vedete? C'è una parte corta e la parte più lunga della molla. La parte più corta va qui. E andiamo a inserire qua, cominciamo a inserire. Adesso lì c'è un po' di grasso, ma va bene. Adesso cosa facciamo? Togliamo qua, vado ad inserire un po' di grasso lì nel foro, così sono sicuro che i rollini poi non si vanno a spostare quando vado a infilare. Ok, tanto se si spostano ce ne accorgiamo, perché quando andiamo a infilare il tutto si va a spostare. Questa qui la cremagliera va così, vedete, fa un po' di resistenza, quindi vuol dire che è entrato bene. Adesso questo qua, io, voi direte, perché lo sposti così? Perché a me viene più comodo per trovare la sua posizione, praticamente. Quando io trovo la posizione che lui può entrare, allora siamo a posto, perché lui andrebbe così quando è a riposo. La leva però va dritta così. Un po' di pazienza a trovare la giusta posizione. Perché lì è proprio l'incastro giusto. Allora, aspettate un attimo che qua si è spostata la molla, abbiate pazienza. Allora, di solito eccolo lì, adesso è entrato, vedete? Se fosse scappato il rullino dall'interno non riuscivamo neanche a spingere fino in fondo l'albero, perché andava a fondo, e ho fatto un po' di tran tram, però ce l'abbiamo fatta. Adesso a questo punto qua, cosa bisogna fare? Bisogna trascinare questa molla di qua. Ci sono diversi metodi. O si usa un cacciavite un po' grande, stando attenti a non farsi male, oppure si trascina. Ci va un piccolo tiramolle. Adesso io provo con questo cacciavite qua, se riusciamo. Proviamo. Se riusciamo senza farci male, se no ne prendo uno un po' più grande. Non so se vedete, mi metto qua che vedete bene. Praticamente qua c'è la molla, io spingo con il cacciavite e la devo far andare a finire lì. Non so se si vede. Eccolo qua, è andato. Adesso poi la facciamo andare meglio, spingendo giù. Se lo fate, state attenti a non farvi male, fate attenzione a quello che fate. Vedete? Adesso lì è a posto. Essendoci la molla, lui non scappa più il comando. Adesso andiamo a mettere questo qui, da una parte in un modo, da una parte nell'altra, in un altro modo. L'ho messo dalla parte giusta perché vedete che va a fondo. Poi prendete uno straccetto, fate pulito questo grasso qua in eccesso, perché tanto poi ci sarà l'olio del cambio per fare la lubrificazione. Poi qua al massimo, se volete, date una carta vetrata leggera con una carta vetrofina per fare pulito qua,
Massimo qua coprite con uno straccetto, si poteva fare anche prima, però lo stesso. Qua coprite con uno straccetto, date una carta vetrata leggera, poi soffiate. E così siamo sicuri che non abbiamo perdite d'olio perché abbiamo messo l'O-ring nuovo. Infatti prima uscire è uscito facilmente, invece adesso metterlo ho fatto un po' di resistenza perché l'O-ring è nuovo. Se vi è piaciuto adesso sono andato scappato perché sono andato troppo oltre. Facciamo andare giù. Giocando. Ecco. Se il filmato vi è piaciuto mettete like, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tanto a tutti quelli che mi seguono e anche chi fa i commenti, quelli sensati per chiedere qualcosa, perché c'è anche chi fa commenti senza senso, che sono i soliti disturbatori che ci sono sul web, diciamo, ma quello si sa com'è che gira. E ciao a tutti, alla prossima.